Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 28 gennaio 2022, San Tommaso d'Aquino, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. È stato notificato agli ex amministratori e consiglieri comunali di Ostuni il decreto firmato dal presidente Mattarella il 27 dicembre scorso, a cui è allegata la relazione del ministro dell'Interno con le motivazioni che hanno portato allo scioglimento del consiglio e al commissariamento della nostra città. Nel TG di domani vi daremo maggiori dettagli sul documento. Gli studenti del plesso Barnaba Bosco, con il coordinamento delle docenti, hanno ricordato la giornata della memoria, commemorando le vittime dell'Olocausto, con l'elaborazione di documenti d'archivio e testimonianze, per riflettere, ricordare e combattere l'indifferenza. Il servizio. Dal nostro punto di vista, vedere questa giornata è come fosse una speranza, perché noi siamo la generazione del futuro e dobbiamo insegnare a non ripetere gli stessi errori affinché tutto questo ciò non avvenga più. Per ricordare persone innocenti, per alimentare le nostre coscienze e far sì che ciò che è accaduto non si ripeta mai più. C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Shoes Monaco. C'è un paio di scarpette rosse, in cima a un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati. Non si sprecava nulla e i bimbi li spogliavano e li radevano, prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse per la domenica a Buchenwald. Erano di un bambino di 3 anni, forse 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi, bruciati nei forni. Ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini, anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24 per l'eternità, perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove, perché i bambini dei bambini morti non consumano le suole. Noi siamo qui proprio per far riflettere i ragazzi su quella che è stata la storia, per non dimenticare e per combattere quella che è la cultura della violenza. La stella, dentro la stella ci sono parole in ebraico, nomi in ebraico che probabilmente sono scomparsi, per non far dimenticare a loro che cosa è avvenuto. Ripetete dai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca. I vostri nati tolgono il viso da voi, se questo è l'uomo, primo libro. Noi vogliamo ricordare così, con questa installazione, il giorno della memoria. Hanno collaborato con noi i docenti di arte, i docenti di musica. Abbiamo creato questa installazione insieme ai ragazzi per esaltare i simboli come la stella di Davide, le pietre d'inciampo che rappresentano il nostro vissuto, quello che è successo. Questo è un giorno veramente molto particolare per tutti. Per noi della scuola, come esponenti della scuola e frequentatori del mondo scolastico, lo è ancora di più, proprio perché si cerca in tutti i modi di far comprendere ai ragazzi che c'è speranza, anche dietro l'orrore assoluto c'è sempre speranza. E quindi è la dimostrazione, questo, ecco, del messaggio che i ragazzi hanno recepito, che hanno approfondito nel corso appunto del tempo. Presso il nostro ospedale Covid sono ricoverati 35 pazienti, così distribuiti: 1 in ortopedia, 22 in medicina interna e 12 in pneumologia.
È stata disposta da ieri la sospensione della circolazione dei veicoli nel tratto della strada comunale Rosara, confinante con la strada provinciale 21 Ostuni-Torre Pozzelle, fino al completamento delle opere. Oggi è operativa dalle 9 alle 14 la sede vaccinale di Villa Specchia per chi ha effettuato la prenotazione. Conclusasi con un'altra fumata nera la quarta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Anche ieri non si è raggiunto il quorum per eleggere il successore di Sergio Mattarella. La conferenza dei capigruppo congiunta è convocata per oggi alle 10.15 a Montecitorio. Prosegue il pagamento della pensione anticipata del mese di febbraio. Ecco il calendario sulla base dell'iniziale del cognome. Dalla lettera E alla K oggi, dalla L alla O domani, solo mattina, dalla lettera P alla R lunedì 31 gennaio e dalla lettera S alla lettera Z martedì 1 febbraio. All'età di 57 anni è venuto a mancare Vincenzo Ciacciola. La celebrazione esequiale è avvenuta ieri alle 15.30 presso la parrocchia dei Santi Medici. Sentite condoglianze alla famiglia. La farmacia Denitto effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, nubi in aumento nella seconda parte della giornata con precipitazioni sparse. Fenomeni che potranno assumere carattere nevoso fino a quote collinari. Temperature in calo, venti deboli dai quadranti sud-occidentali, mare poco mosso. Citazione odierna: siamo passati dal sentirci soli, stando in mezzo alla gente, al sentirci uniti, stando ognuno per proprio conto. Grazie per aver scelto la nostra informazione.